Salve amici di YouTube, sembro un mix tra una Madonnina e non so che cosa. Stasera siamo in un look age 16, diciamo tipo 16 anni, 16 anni collegiale, faccio dire. Sto bellissima outfit, ho 16 anni e sono una collegiale. Aspetta, la gonna, c'è troppo bello. Aiuto. Bella, sembra un manga. Cioè, la mia professoressa, quando mi guardò. C'è una maglia del genere, non so se c'è questa gonna. Mi disse, sembra un cartone animato. Mi auguro un manga, perlomeno sono un po' più carini. Niente, questo è un video proprio come al solito di aggiornamento. Sapete che è un po' freddo. Anzi, faccio questo video mentre pulisco la piastra. Devo sapere che ho tratto questa piastra manco fosse una bomboniera. Essendo che stasera l'hanno usata parecchie persone, cosa che non si deve mai fare. Ecco, una sera di gente e la piastra in titanio, cioè le adoro, cioè è zebrata, cioè bellissima. La mamma che pulisce di là, io che pulisco di qua. E niente, aggiornamento. Mi sento osservata da mia mamma. Così, meno 2 giorni, meno 2 giorni. Meno 2 giorni ci sta l'esame, pure che culo. Il giorno non lo vorrei nemmeno dire. Ti porta sfiga. Raga, vi dico una cosa importante. Le femmine siamo un cavolo di guaio. Soprattutto con livelli di amicizia, ragazzi, fidanzati, mamma mia, cioè sta succedendo di tutto di più, nel mio gruppo quando basta che nasce una settimana è beautiful. Anche quando c'ero io, c'erano questi fatti, però meno male che i ragazzi mi sono presi fuori. Altrimenti vero è beautiful. Stasera sono poco. Sto poco in vena, dire. Dopo una settimana di antibiotici per il dente del giudizio. Che sei di merda. Niente, domani importantissimo, andate a votare tutti. Così. Perché domani è giorno. No, sembra una drogata, per giuro. Comunque, bene, a parte scherzi, domani è importantissimo, bisogna votare perché. E soprattutto non votate Berlusconi perché poi ci incazziamo. Cioè non guardate questo canale se siete di destra. Ecco, adesso faccio anche la cosa un po' razzista. Tipo, non guardate il mio canale se siete di destra, vi caccio fuori. Vi caccio fuori. Tutti. E soprattutto non siete di destra, ma se siete Berlusconi, andatevi via. Cioè, manco lo sguardo proprio. Vuoi sapere niente? Perché chi guarda Berlusconi adesso soprattutto vuol dire che proprio la testa non ce l'ha. Scusate se lo dico. Che alla fine così funziona, chi lo vota o è chi c'ha i soldi, chi c'ha le proprietà, quindi chi c'è, o chi fa gli imbrogli insieme a lui, è così, oppure chi è ignorante, oppure chi si fa corrompere da una 1.000 lire e più. Quindi direi chi vota Berlusconi, questo canale no, grazie, non siete accettati. Tipo come la scritta tipo che i cani non possono entrare, è la stessa cosa, perché non cioè, voglio concepire il poveriello che non c'ha soldi e che si fa abbobbiare da Berlusconi per la questione che dice quello mi dà i soldi e vabbè, cioè via queste poveriere, si sceglie, quella roba è tu. Ma quello che ha una testa e sa quello che è successo proprio da uno del genere non ha proprio, non dignità, però cioè, non ha proprio la testa, ecco, sicuro. Hai la testa ma non la usi. La cosa che mi fa arrabbiare in questo caso, purtroppo, cioè, io capisco pure che è difficile votare adesso. Perché a dirla tutta, almeno io mi trovo in una posizione in cui, cioè domani si vota e deciderò nella cabina tra 3 partiti, più movimento, diciamo, perché neanche il movimento mi ha attirato, insomma, deciderò stesso là dentro cosa votare, perché sinceramente c'ho un po' di confusione. Naturalmente sempre di sinistra, cioè o sinistra o partito o il movimento, cioè, te l'ho detto. E vedrò là. Perché il fatto di Beppe Grillo, per carità, cioè, mi attira pure. L'idea del stesso è buona, però il fatto è che non la vedo, non lo so, non mi ispira politica, cioè non riesco a immaginare una decisione seria da prendere per questo paese e non, cioè come posso dire, non la vedo nemmeno, c'ho paura che diventa troppo una dittatura poi, perché è partito bene, però ultimamente sta diventando troppo, cioè non vorrei che il potere poi gli dia la testa, ecco questo è, non lo vedo capace di scindere da questa cosa, non lo so. Almeno mi dà questa impressione qua. Poi purtroppo il PD è che si è candidato Bersani, quindi questo è. Perché, come dire,
Per carità, non è che fa così schifo Bersani, voglio dire, però c'è la questione che quando tu la metti a Berlusconi dall'altro lato, no? Ti aspetta altrettanto dall'altro lato, cioè dalla situazione opposta, uno con le palle, cioè uno tostissimo che sia allo stesso livello, no? Cioè, oddio, cioè nel senso che sia alla stessa portata, non lo so, io non ci vedevo Bersani, forse Renzi, ma cioè, qualcosa che sia stato adeguatamente tosto, insomma. Ecco, ci voleva qualcosa di, non lo so, perché è troppo lenti, non so. Cioè, pure Bersani ha avuto le sue pecche, come dire. E sono di sinistra, dico questo. Cioè, quindi pure Bersani. Però il male minore. Cioè, lui il male minore, come. Cioè, piace molto anche Ingroia. Ha detto pure Beppe Grillo. Cioè, per dire pure Monti, ma basta che non sale quell'altro, perché sinceramente lo stomaco proprio. E niente, come dicevo prima, domani sarà una giornata dedicata al web design e alle lezioni, anche se domani, sono una settimana che sto facendo il web design, più o meno. Cioè, più o meno è come, per me il web design, ecco, questa è una mia impressione, per me il web design è come, non lo so, leggere un brano in turco, non sapendo nemmeno la lingua, ecco, cioè leggere un brano in turco davanti così, sto leggendo una cosa turca, più o meno così, per me è per meno, più o meno per me è così, ecco, perché ci vuole un po' di, come dire, ci vuole un po' di pazienza e un po' di, cioè, giusto un po' di impegno e poi tra poco tipo capo e muro, capo e computer, così, proprio, e capire qualcosa, perché voglio, non è per niente semplice. Un po' come quando facevo grafica, perché comunque la grafica te la trovi ovunque, perché comunque devi fare sempre una grafica del sito internet, quindi fino a quando ho fatto la grafica, il problema sarà fare il resto. Ah, poi niente, saluto il mio ragazzo che stasera, poverino, vedo con la pioggia a casa mia per farmi cercare di capire qualcosa di web design, io tipo. E niente, saluto e ringrazio per essere venuto con la pioggia, e si è fatto un polpettiello, infatti l'ho asciugato pure, sembrava un pulcino, il pulcino Ciro, il pulcino Ciro, oddio, era un pulcettino, pulcettino pulcioso, e l'ho asciugato, il mio bambino, adesso sta tornando a casa, mi auguro, e niente, voglio sapere senza genio. Cioè, è proprio una cosa senza genio, ma non so perché sono la situazione dopante, sono fatta una settimana dopata con l'antibiotico, adesso che non lo sto prendendo mi sento un po'. Ma io ho sempre notato nella mia faccia, mo ci vuole, a parte il naso bellissimo, però che quando ero cioè da quando ero piccolo, visto le fotografie che ho, tutti quanti abbiamo un occhio più piccolo e più grande, però io vedo uno molto più grande, uno, cioè uno un po' più chiuso, uno. Cioè, questo sembra piccolissimo rispetto a questo. Sembra tipo che. Ecco, sembra che cammino così. E ah, boh, niente, ho fatto questo bellissimo capello fashion. E niente, devo trovare solamente la forza di fare questa cosa, quindi è meglio che non mi dilungo perché posso dire una, quando dovete fare una cosa importante, cioè tipo pur di non studiare, come ci vuole, pur di non studiare, ho pulito la casa. Cioè, pur di non studiare. Che ho fatto? Ah, ho fatto un video tutorial per le unghie, cioè pur di non studiare, capisci? Cioè, riesci a farmi tutto? Per la sera mi faccio pure i maglioni pur di non studiare. Non lo so, mi viene proprio l'ansia, cioè l'ansia d'esame che mi fa fare chiatta, ghiattissima. Tutta gioia, tutta tristezza. No, che male, male, male. Voglio sonno e questo è male.